il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Il miglior modo per affrontarli... Avanti, si accomodi, signorina Scognamillo. E iniziare con lo spirito giusto. Come andiamo, signorina? Male. In che senso? Sto morendo di ansia. Già tremo proprio. Le chiederei, la capitale della Svizzera? Un indizio? Sono brutti, provi. Berna. Eccola, vede? Si butti che lei le sa le cose. Coraggio. Chi ha scritto Le avventure di Pinocchio? Di Carlo... Calodi. Carlo? Collodi. 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 In questi anni si sta sviluppando l'arte informale. Cos'è? Sì. Allora, il maggiore esponente è Pollock. Come si chiama questa tecnica pittorica che utilizza? Si ricorda? L'action? L'action fait? No. L'action painting. Sì. Perché Van Gogh si autoritrae con un orecchio fasciato? Perché lui conviveva con un altro pittore chiamato Gauguin, solo che dopo un litigio tale Gauguin decise di andarsene e quindi Van Gogh, preso un po' dalla disperazione, si tagliò questo orecchio. Parliamo di vulcani. Sì. Abbiamo visto tre eruzioni. Sì. Allora, la prima eruzione è stata un'eruzione molto lenta, tipica comunque dei vulcani a cono. I vulcani a scudo hanno la particolarità di essere bassi e molto larghi. L'8 maggio del 1902 erutta un vulcano e sterminò tutta la città di Saint-Pierre. Professoressa Petolicchio. Ah. La nascita dell'urbe. L'urbe. L'urbe. La città per eccellenza, qual è? Roma. Mi parli un po' della poesia Il padre di Sbarbaro. Mi è rimasta impressa la frase padre, se anche tu non fossi mio padre, ugualmente per te stesso t'amerei. Che per me è vera. Cioè io prima di avere un po' di problemi con mio padre e di litigare con mio padre, eravamo proprio legati tanto, tanto, tanto. Ma senta, quando tornerà a casa, leggerà questa poesia a suo padre? Credo di sì. Vedremo se riuscirò a sorpassare l'orgoglio e se lui riuscirà a mettere da parte l'orgoglio. Volevo leggere un passaggio del suo tema.